Ok, che cosa ha suonato? Il giro armonico di La, giro armonico di Do. Il giro armonico di Do, perché volevo dirti una cosa su La, per questo mi sono impapinato. Il giro armonico di Do erano accordi che abbiamo già imparato dopo aver imparato il Fa maggiore, quindi il Do, il La, il Fa maggiore e il Sol. Però c'è stata una grande novità, la pennata in su, in modo regolare, e cioè quella famosa ritmica 1 and 2 and 3 and 4, ta 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 ta, l'abbiamo portata sulla mano che suona 1, 2, 3 e 4, 1 and 2 and 3 and 4, 1 and 2 and 3. E quel movimento deve essere il più naturale possibile. Attenzione, se ti viene così stai suonando troppo forte, perché probabilmente, ecco, adesso ti faccio vedere, il plettro non deve entrare così tanto, ok? Deve essere una cosa che deve sfiorare appena. Non è una roba tipo così, ma leggera leggera. Altrimenti non riesce a essere fluido. Quindi faccio Sol maggiore. Ok, guarda, non è dentro così la penna, ma così. E vedi che è morbida, non è dura in maniera che spacchi le corde. Molto morbida. Oppure possiamo fare anche il pum pum cia. Vedi che non è... Una volta imparato questo movimento e questo, puoi fare un sacco di ritmi che non so, da qui è derivato tipo... Ovvio che questa scioltezza nella mano ti verrà col tempo, però la cosa importante che devi imparare è questo. Ovviamente abbiamo dato una nuova informazione, sei già più reattivo e quindi ti ho dato la possibilità di mettere un giro armonico diverso che non avevamo mai fatto insieme a una ritmica che non abbiamo mai fatto. E non so se avrai notato, ma ho fatto il giro di Do così. Perché? Perché se ti ho spiegato che questo Mi minore diventava Mi maggiore, ma diventava il Fa, è vero anche che questo Fa maggiore così è Fa minore. Quindi se questo è Fa minore, questo è La minore. Quindi con la posizione, diciamo così, questa è la posizione maggiore e questa è la posizione minore. Quindi Do, La minore, Fa Sol può essere così. Ma può anche essere Do, utilizzando la posizione del Fa, spostata Do. La minore, la posizione del Fa minore, spostato a La. La posizione del Fa nel Fa, la posizione del Fa nel Sol. Senti com'è diverso, ti dicevo che a volte la ritmica la fa questa, ma un certo tipo di ritmica lo fa anche la mano che preme, cioè se questa mano non si alzasse, è
vabbè, questa è una ritmica troppo difficile per il punto nel quale siamo arrivati. Ricordati questo. 2, 3 and 4. And 4. 3 and 4. E buon lavoro.